Sì, salve. La mia lezione a piacere di oggi vuole concentrarsi su un argomento che mi è effettivamente molto caro e su cui sto concentrando la mia attenzione. Io sono un ingegnere dell'informazione, ma vengo da esperienze e interessi legati all'informazione più che all'aspetto ingegneristico, cioè agli strumenti tecnologici per la sua elaborazione. Il tema che mi interessa è la parola chiave da cui voglio partire, la parola qualità. Cosa significa qualità dell'informazione digitale? E diciamolo un po' meglio, qualità degli ambienti nei quali gli utenti, ai quali è diretta comunque l'informazione digitale, possono fruire di contenuti e servizi. La parola qualità necessariamente è legata all'aspetto della valutazione. Non esiste qualità se non ci sono meccanismi che permettono di monitorare, misurare, valutare per l'appunto la qualità. Ma la parola qualità è talmente generale, ha bisogno di di approfondimenti molto dettagliati, per cui avremmo bisogno di entrare molto più nel merito. Quello che voglio mettere in evidenza in questa veloce lezione è quanto la qualità degli ambienti digitali sia un problema strettamente umano, anzi direi di più, umanistico. Cioè, la questione è riportare o sottolineare quanto l'uomo, la sua esperienza informativa, la sua esperienza di accesso all'informazione sia al centro dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione tecnologica. Per sgombrare subito il campo da qualunque equivoco, io voglio sottolineare quanto l'innovazione sia una parola che non ha senso se non c'è qualcosa prima e qualcosa verso cui si va. L'innovazione come parola chiave fine a se stessa è un piccolo imbroglio, è uno slogan. L'innovazione deve avere al centro l'uomo, cioè l'aumento di possibilità, l'allargamento, l'apertura di nuove possibilità informative, di conoscenza, di scelta, di consapevolezza per gli uomini. Mi piace infatti partire da tre parole chiave, che oggi diciamo sono parole di qualità, relative alla qualità, che il famoso trattatista e architetto Vitruvio dell'antichità aveva messo in evidenza per fare, mettere, aveva esposto, come dire, estratto per mettere in evidenza quelle che sono le necessità per la buona architettura. Queste parole sono la venustas, la bellezza, l'utilitas, non ha bisogno di essere tradotta in italiano, e la commoditas. Ecco, queste tre parole restano i tre punti di riferimento dai quali bisogna partire, a mio parere, ma non soltanto a mio parere, condivido questa ispirazione con dei colleghi, anche psicologi cognitivi, anche persone che si occupano di qualità d'uso degli ambienti. Utilitas, beh, che innovazione c'è se non c'è qualcosa che serve a qualcuno? Servire ci evoca immediatamente il concetto di servizio. Come facciamo a sapere se qualcosa, se un nuovo ambiente digitale, se un nuovo sistema digitale serve a qualcuno? Prima questione sulla quale innestare dei meccanismi, dei parametri, degli indicatori che ci permettano di misurarne la qualità. Seconda questione, la venustas. Qui entriamo nell'ambito come dire, più vischioso, la bellezza. La bellezza è un termine che sappiamo ha forte connotazioni storicistiche, qualcosa che è bello per noi oggi non era bello per 50 anni fa, qualcosa che 70 anni fa veniva considerato brutto, oggi per noi è bello. Quindi la questione non è tanto la bellezza quanto la soddisfazione, la gradevolezza degli ambienti. La gradevolezza degli ambienti digitali, pensiamo ai siti web, pensiamo alle interfacce delle applicazioni sul nostro smartphone, pensiamo ai software che utilizziamo per la nostra produttività individuale, software di scrittura, di gestione delle tabelle, di database, di contabilità, eccetera. La gradevolezza dell'ambiente ha una serie di implicazioni progettuali che connotano fortemente la qualità, la soddisfazione dell'uso degli utenti. Quindi qualità, torniamo al concetto di base, qualità, ovvero valutazione in un'ottica di sviluppo. C'è spesso una separazione un po' troppo netta tra chi valuta
e chi viene valutato. E cioè si delega a soggetti totalmente esterni la valutazione di quello che abbiamo già sviluppato per vari motivi. Pensiamo ai meccanismi di qualità ISO, eccetera. Ecco, quello su cui sto cercando di concentrare la mia attenzione è cercare di innestare le problematiche, le metodologie tipiche della qualità, e cioè metodologie di sviluppo, metodologie di progettazione, all'interno dell'intero ciclo di sviluppo, appunto, di un servizio. Fin dall'inizio, fin dalla definizione dei requisiti e degli obiettivi, devo pormi il problema di che utilitas dovrà avere questo mio servizio e a chi posso chiedere se sarà utile o no. E poi quali problematiche di venustas mi devo porre in questo sviluppo? Sì, certo, una bella grafica, ma una bella grafica cosa significa rispetto ai nostri tempi, rispetto ai nostri gusti, rispetto alle problematiche specifiche di quel servizio, e cioè di quella utilitas. E infine, la terza questione molto, molto problematica, che è la commoditas, ovvero la facilità d'uso dell'ambiente. La commoditas di un edificio per Vitruvio significa la facilità di passare di salire le scale, la facilità di capire dove muovermi, la luce, no? La piacevolezza, ma anche l'effettiva facilità e comodità d'uso, diciamo comodità d'uso dell'ambiente. Se la qualità quindi diciamo sintetizzata nei suoi elementi di base, possiamo unirla e sovrapporla con il concetto di soddisfazione, torniamo all'uomo, soddisfazione per utenti che saranno, come dire, appunto, soddisfatti, contenti, avranno completato i loro obiettivi, avranno raggiunto i loro obiettivi che possono essere anche casuali, privi di finalità particolari, con soddisfazione. Normalmente alla parola qualità si associano altre due parole chiave, altri due termini chiave, altri due criteri di massima, che sono efficacia ed efficienza. Quindi abbiamo detto utilitas, commoditas, venustas. Efficacia ed efficienza significano efficacia, raggiungo gli obiettivi che mi sono prefissato o che perlomeno quell'ambiente digitale mi suggerisce che io possa perseguire. Se io scarico un'applicazione sul mio smartphone e mi dice consulta gli orari dei treni, io mi aspetto che mi faccia consultare gli orari dei treni. Se mi dice consulta gli orari dei treni e prenota il tuo biglietto, il mio obiettivo è quello di consultare gli orari dei treni e prenotare il biglietto. Efficacia significa che io riesco a perseguire pienamente, completamente questi obiettivi. L'efficienza è più vicina alla commoditas. Significa riesco a ottenere i miei obiettivi, riesco a perseguire i miei obiettivi con facilità, con efficienza, non investendo troppe energie. Quindi all'interno di un ambiente, utilizzando un ambiente facile da capire, che non necessita di uno studio particolare, che non mi richiede un investimento particolare. Su questo sappiamo che il mercato del software soprattutto, ma anche dell'hardware, sta puntando sempre di più. È molto importante che gli strumenti siano sempre più facili, ci chiedano sempre meno investimento in termini appunto preconoscitivi. L'importante è riuscire a raggiungere facilmente l'obiettivo. Allora, una volta fissati questi criteri, questi pilastri di base per l'edificio, appunto, al quale vorrei tendere, la questione che si pone fondamentalmente è quella della metodologia. Come valutare la qualità e, ancor di più, come inserire le problematiche della qualità all'interno del ciclo di vita della progettazione. Qui si aprono tante questioni. Intanto chi è coinvolto, quali figure professionali sono coinvolte nella progettazione di un ambiente digitale? Sicuramente degli informatici, degli sviluppatori, sicuramente dei sistemisti che metteranno a disposizione, diciamo, le tecnologie necessarie ad ospitare, ad offrire servizi. Esiste uno schema molto interessante per cui si prevede che i tre elementi in gioco in un ambiente digitale sono il sistema, i contenuti e gli utenti. Tutto ciò che c'è tra il sistema e i contenuti
è l'aspetto strettamente tecnologico, e cioè i contenuti devono essere conservati, gestiti, aggiornati, reperibili in modo efficiente, e quindi diciamo si parla di performance tipicamente dei sistemi. Non possiamo rischiare che i nostri contenuti vadano persi, non possiamo rischiare che i nostri contenuti non siano trovabili e accessibili. Il terzo perno sono gli utenti. Gli utenti nel loro rapporto con il sistema e gli utenti nel loro rapporto con i contenuti. Utenti e sistema, commoditas, facilità d'uso. Gli utenti devono potersi muovere all'interno dell'ambiente digitale, dell'interfaccia, si dice, che abbiamo progettato per loro in modo facile. Utenti e contenuti, utilitas. I contenuti che stanno davvero cercando. I contenuti giusti, esposti, articolati nel modo migliore. Torniamo all'aspetto della qualità nella progettazione. Quindi, quali figure professionali? Abbiamo sicuramente gli informatici, ma anche esperti di interfacce, esperti di, diciamo, di psicologia cognitiva, cioè di tutte quelle problematiche relative al rapporto tra un uomo e un ambiente nel quale questo uomo deve svolgere, o donna naturalmente, deve svolgere le sue attività. Infine, c'è una problematica proprio specifica rispetto alla qualità dei contenuti. Anche qui l'equilibrio tra queste tre figure, tra l'investimento che questi tre aspetti richiedono, non è sempre così importante. Si investe troppo sulla tecnologia e quindi sistemi estremamente performanti ma con pochi contenuti o contenuti di cattiva qualità. Si investe molto su tanti contenuti o contenuti di altissima qualità tecnologica, ad esempio, ma il sistema di presentazione, di offerta dei contenuti è, per esempio, troppo standardizzato. Infine, non ci si pone il problema di come gli utenti si interfacceranno con questi contenuti e si interfacceranno con il sistema. L'obiettivo che i miei studi col tempo, io sto collaborando con vari gruppi di lavoro internazionali su questi temi, cui questi miei studi vogliono tendere, è quello di cercare di assestare, di, come dire, depositare tutte queste problematiche in un modello di riferimento, che sia un modello che sia utilizzabile non soltanto dai valutatori, per valutare, appunto, per monitorare, per esaminare sistemi già attivi, già esistenti, ma siano il riferimento principale per i gruppi di lavoro che devono sviluppare. Non soltanto nella fase iniziale, analisi dei requisiti e definizione dei requisiti dei sistemi, non soltanto nella fase di collaudo del sistema, nel quale si va a verificare se il sistema che si è edificato è effettivamente funzionante, comodo e utile, ma anche nella fase in cui il sistema già in esercizio, già pubblico, diciamo così, già venduto, viene ripensato per essere migliorato. Un rischio molto forte che c'è, che credo in molti riusciamo a percepire, è come la velocità, diciamo i meccanismi dello sviluppo tecnologico, chiamiamolo così, dell'innovazione tecnologica, ci costringono continuamente a confrontarci con sistemi totalmente nuovi. Cioè la dinamica di sviluppo di una certa versione di software rispetto alla versione di software successiva non è pensata perché gli utenti facilmente usufruiscano di nuovi servizi o di servizi migliori, più facili, ma ci obbliga a ripensare completamente il nostro modo di lavorare. Ecco, questo ad esempio secondo me è uno sviluppo tecnologico un po' che prescinde dall'uomo. Se riportiamo l'uomo, cioè l'utente finale, al centro della questione, appunto un umanesimo innovativo, a questo punto possiamo pensare che lo sviluppo, il miglioramento degli ambienti, il miglioramento della qualità dei contenuti, il miglioramento dei servizi sia interno agli stessi sistemi, agli stessi servizi, e lo sviluppo avvenga in modo equilibrato, in modo con un equilibrio appunto legato alla soddisfazione dell'uomo. In tutto questo, e concludo, una parte molto importante sta nello studio degli utenti. Gli utenti sono reali e quindi possono essere delle persone,
possono essere anche delle macchine, sono dei motori di ricerca, sono degli agenti software che indicizzano, che cercano di capire i nostri contenuti, ma nel caso in cui sono persone, possono essere direttamente intervistate, possono essere interloquite, ad esempio attraverso delle survey, attraverso dei censimenti, attraverso dei questionari, o infine attraverso dei focus group, cioè dei gruppi in cui si fanno svolgere delle attività agli utenti e si verifica se il nostro sistema effettivamente è comodo, utile e bello. Oppure studi indiretti, che sono, devo dire, tendenzialmente più di moda e più facili da svolgere rispetto ai primi, e cioè gli utenti diventano profili, diventano tipi di utenti. E noi, tipi o scenari di uso dei nostri sistemi. Ecco, in questo caso, talvolta questa astrazione necessaria è un po' costruita su dei luoghi comuni. Io immagino che il giovane diciottenne abbia questa capacità d'uso del sistema, abbia queste competenze, abbia questi desideri, abbia queste aspettative, abbia questi ritmi e velocità di apprendimento e così via. Anche qui la sfida rispetto agli studi sugli utenti è di saldare nettamente il rapporto che abbiamo con gli utenti reali per costruire degli utenti simbolici che ci servono a guidare il nostro sviluppo. Quindi basarci sulla intervista, diciamo così, agli utenti reali per costruire dei profili d'utenza basati sulla realtà.